vuole lasciarci un commento al riguardo delle foto vincitrici di questo aperitivo fotografico avente come tema il colore viola. Allora, volevo dire solo una cosa, io questa sera la posso far vedere, no? Ho votato questa foto qua perché era simpatica, però in realtà io sono, ah, la facciamo vedere al, ecco, in realtà io sono un fan di Luca Silo, come fotografo mi piace Luca Silo, e stasera non ha votato, cioè non ha partecipato, e quindi sono rimasto un po' dispiaciuto di questa cosa, però la serata è andata bene, il DJ è bravo e mi fa piacere. Che ne pensi dell'attività di questa associazione? È un'attività molto importante, speriamo che va avanti e ci saranno nuovi iscritti. Va bene, grazie, ciao, grazie. Marco. Ciao. Vincitrice di questo aperitivo fotografico, già precedentemente vincitrice dell'aperitivo avente come tema il blu con la sequenza di Fibonacci. Raccontaci la tua foto. Questa foto è una foto casuale fatta nel 2008 a Piazza di Spagna a una turista, una bambina che mi aveva colpito per quanto era bella, e quindi l'ho fotografata così a caso, a casaccio, e alla fine questo scatto mi è sembrato riuscito. E ti è valso la vittoria di questa serata, insomma. Hai visto? Mai, insomma. Grazie, Yara, in bocca al lupo. Grazie a voi. Ciao. Mario, pubblico di questo aperitivo fotografico, Sciole, gli chiediamo cosa ne pensi delle foto vincitrici di questa kermesse. Io ho votato una delle foto vincitrici, chiaramente. Perché? Perché? Ma più che per il soggetto, proprio per l'intensità della foto, perché secondo me esprime, diciamo, ha un suo perché, ecco. Un tuo parere sull'attività di questa associazione? Rilevante, sicuramente rilevante. Ce ne vorrebbero molte di più. Una situazione in cui questa crisi ci porta a essere sempre più depressi, più abbattuti. Queste cose ci risollevano, insomma, ci danno una ragione di vita, ecco. Grazie, ciao Mario. Viola, vincitore del premio della giuria popolare, ha una condizione particolare rispetto a questa kermesse, perché nella sua fotografia in realtà il colore viola non compare, ma compare un particolare, il suo cognome. Lui si chiama Mario Viola, ecco perché ha partecipato e simpaticamente ha vinto. Mario, raccontaci il perché di questa, definiamola, stravaganza. Ah, diciamo, l'idea è nata dal fatto che la foto deve esprimere un messaggio. Diciamo che il messaggio può passare attraverso i colori della foto o attraverso un particolare. Diciamo che quello che volevo trasmettere io era proprio che la foto non è solo quello che vediamo, a volte sono piccoli particolari che fanno la differenza. Va bene, facciamo i complimenti a Mario, che inoltre si è ritratto all'interno della sua stessa fotografia. Bravo Mario, complimenti per l'originalità. Grazie mille. Gli chiediamo il perché di questa fotografia, ovviamente al di là del discorso più squisitamente del viola. Perché hai scelto questa foto? Al di là del discorso squisitamente del viola, questa è una foto a cui sono molto affezionato. È stata scattata l'anno scorso sull'isola di Giava, alle pendici del vulcano Bromo, al centro dell'isola, dove c'era questa ragazzina, mi ha particolarmente colpito con questo cappuccio, vabbè, appunto viola, e questo sfondo, praticamente la base di questo vulcano, c'era questa sorta di oasi, questa costruzione sulla base che mi è piaciuta molto. E ho voluto riportare questa scena, questa emozione che ho vissuto vedendo. Tu segui l'attività di questa associazione? Sì,
spesso siamo qui con queste mostre fotografiche, in questo caso sono tema vari colori e sono molto interessanti. Va bene, grazie, in bocca al lupo. Ciao. L'associazione Emanuele Esposito nuovamente con noi, a cui noi chiediamo come si sente nel vedere sempre tanto successo a queste manifestazioni da lei organizzate. Ma allora, innanzitutto mi complimento con i fotografi che hanno esposto queste fotografie, perché comunque la tematica non era semplicissima e infatti non sono state tantissime le fotografie esposte, anzi mi complimento veramente con le persone perché hanno il coraggio, altri non sono proprio cimentati a fotografare, quindi anche chi ha ricevuto meno voti degli altri per me merita comunque un applauso. Quindi lei conferma che a 2 anni, come abbiamo festeggiato l'ultima volta, dalla nascita di questa associazione, conferma un percorso che bene o male è tutto quanto in salita con successo. La fatica ci sta sempre perché comunque è una sfida continua a portare persone a interessarsi alla fotografia, non soltanto alla mia associazione. È comunque una soddisfazione vedere che anche persone nuove riescano comunque a esporre una propria opera, che comunque per me rimane comunque un successo il vedere il proprio lavoro, il sudore del proprio operato esposto. Mi sta piacendo come sta uscendo questa mostra. Eleonora partecipa al contest che questa sera non vince, ha vinto precedentemente l'edizione del contest in arancione, non era però presente. Adesso però, nonostante non abbia vinto, le chiediamo che cosa l'ha spinta a presentare questa foto, a scattarla, al di là del violo ovviamente. Allora, questa foto rappresenta gli elementi della femminilità, diciamo, in tinta viola ovviamente, di una donna che si sta preparando ad una serata galante. E quindi c'è un abito, dei tacchi che sono la seduzione, una crema che fa sexy perché viene da New York, la grande Victoria's Secret, uno smalto, degli orecchini, dei piccoli oggetti di femminilità che ognuno di noi deve... Una fotografia di genere, di praticamente. Genere. Una natura morta. Okay. In bocca al lupo per la finale. Crepi. E speriamo bene. Grazie mille. Ciao. Renato, socio dell'associazione Scrivendo con la Luce, già vincitore del contest avente come tema il rosso, questa sera ha partecipato, pur non vincendo, la sua è una fotografia sicuramente pregevole. Gli chiediamo quanto nella sua formazione di fotografo abbia contato l'incontro con questi ragazzi. Ma innanzitutto volevo far vedere la mia foto, che è questa, eccola qua. È un omaggio anche a Napoli, un Pulcinella viola un po' fuori dalla norma, mi ha colpito e l'ho fatta partecipare a questo contest. Quanto ha influito questa associazione? Io fotografo da una ventina d'anni, non ero mai riuscito a trovare un'associazione di veri fotoamatori. Per veri fotoamatori intendo persone che amino la fotografia senza necessariamente stare in competizione, e l'ho trovata in questa associazione. Ho trovato amici. Quindi diamo un voto nettamente positivo a questi ragazzi. Molto positivo, perché ho trovato anche davvero delle belle persone e sono contento di farne pace, di farne parte. Va bene, grazie, in bocca al lupo per tutto Renato. Ciao. Ciao.